dal nostro desk, quindi possiamo subito entrare nel merito del primo tema che affronteremo durante questa mattinata di lavori. Naturalmente, il tema che ci porterà a considerare i punti principali da cui poi evolverà la discussione insieme ai nostri relatori. Prima di presentarveli, voglio raccontarvi insomma quali sono le domande che abbiamo deciso di mettere sul tavolo quest'oggi. Intanto parleremo dell'evoluzione del panorama competitivo. Abbiamo detto poco fa che lo scenario è completamente cambiato, quindi dobbiamo tutti noi rapportarci con questo nuovo modo di lavorare, nuovo modo di fare business con questo new normal. È un concetto che tornerà probabilmente più volte nel corso di questa mattinata. Come gli attori di tutta la filiera potranno confrontarsi in questo nuovo scenario? Naturalmente andremo ad analizzare quali saranno le conseguenze nel lungo medio termine della crisi e quale sarà, e questa è la parte fondamentale, la risposta strategica delle assicurazioni a questo periodo di crisi che ci stiamo lasciando alle spalle. Si spera, almeno dobbiamo capire come affrontarlo. Parleremo di RC Auto, se sarà ancora un business sostenibile, e quindi la parola sostenibilità, che cosa diventerà sostenibile nel futuro, e poi quali modelli di business decolleranno, quali potrebbero essere quelli più vincenti e che potranno rendere le compagnie più competitive sempre di più nel corso del tempo. E allora è arrivato il momento di presentare i primi relatori che saranno con me per questa oretta, quindi avremo modo assolutamente di entrare nel dettaglio di tutto questo. Saluto Davide Passero, amministratore delegato Alleanza Assicurazioni. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Pier Francesco Basilico, direttore generale AFIESCA Italia, buongiorno. a tutti voi. Fabio Carniol, general manager Elvezia Vita, Elvezia Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Andrea Battista, amministratore delegato Net Insurance, buongiorno anche a lei. Buongiorno a tutti. E in studio, in ultimo ma non meno importante, anzi è in studio con me, quindi lo saluto e lo ringrazio, Marco Burattino, direttore commerciale di Guidewire. Grazie per essere qui con noi. Grazie, buongiorno a tutti. Io inizierei subito da quella che considero un po' la base di partenza, come abbiamo detto poco fa. La prima domanda la rivolgerei a Davide Passero e Fabio Carniol. Allora, dottor Passero, parto da lei. Cerchiamo innanzitutto di capire in che modo è cambiato il contesto competitivo in cui le assicurazioni oggi operano, quindi questi cambiamenti di cui tanto si parla, ma che insomma per i quali è arrivato il momento di fare una precisa analisi. A lei. Sì, a me sembra che ci siano due trend abbastanza evidenti. Il primo trend riguarda la competizione fra, diciamo, compagnie assicurative, mettiamola così, tradizionali e il mondo bancario. Le banche da sempre fanno assicurazione vita, oggi entrano anche nell'assicurazione della protezione e anche nell'RC Auto. E quindi cercano di occupare un terreno che era tipico delle compagnie assicurative, degli assicuratori, e dall'altra parte gli assicuratori cercano di aumentare il controllo sulle masse gestite, quindi fare asset management e non solo polizze vita tradizionali, diciamo le vecchie gestioni separate. Questo mi sembra il primo trend dal punto di vista competitivo. Il secondo ha a che fare invece, credo, con i comportamenti del consumatore. Abbiamo un consumatore, un risparmiatore, se vogliamo, più progressivamente più qualificato, più educato, più attento, le nuove generazioni in particolare. E su questo io credo che ci saranno due direzioni. Da un lato ci sarà spazio maggiore che in passato per operatori digitali, che a mio modo di vedere guadagneranno qualche quota di mercato, e dall'altro ci sarà invece spazio per chi offre invece un'assistenza, una consulenza qualificata. E chi è veramente in pericolo e chi rimane nel mezzo, non scegliendo né un modello né l'altro, e credo quindi ci sarà una selezione sul mercato degli operatori che non riusciranno in qualche modo a indirizzare o l'un modello o l'altro. Quindi potremmo dire punto di partenza avere le idee chiare, assolutamente, che sembra un concetto molto banale, ma che in questo contesto diventa ancora insomma, più predominante. Giusto scegliere e non tergiversare, mettiamola così. Sì, bisogna, a me sembrano abbastanza chiari questi elementi. Noi Sì. dobbiamo competere con le banche, loro cercano e prendono parte del nostro business, noi del loro, e poi con quale modello distributivo, se vogliamo. Certo, assolutamente. Carniol, dottor Carniol, è d'accordo? Partiamo da quello che diceva, insomma, il dottor Passero e poi aggiungiamo altri elementi. A lei. Ah, io partirei dal contesto che riguarda il cliente, perché
cliente, secondo me, in questo momento è il punto di riferimento più importante. Noi viviamo in un mercato in cui c'è una liquidità molto abbondante. Il 53% del patrimonio finanziario delle famiglie ha investito liquidità con punte dell'87% per redditi inferiori a 25.000 euro. Abbiamo il 42% dei clienti che detiene questa liquidità per una forma di autoassicurazione. Per tanti motivi, perché non conosce i prodotti assicurativi, perché ha una vapidizzazione finanziaria ancora bassa. Questo ci dice quanto potenziale c'è. Peraltro il 36% di questi clienti non vuole correre rischi anche a costo di rimetterci i rendimenti. È un dato miglioramento rispetto a qualche mese fa dove era il 52%, quindi la clientela incomincia a considerare investimenti più rischiosi ma con molta gradualità, e comunque il 60% vorrebbe investire senza mettere a rischio il capitale. Abbiamo il 21% però dei clienti che sceglierebbe le polizze vita per investire, che è il dato più alto in un recente sondaggio di Prometeia, e questo ci fa capire quale potenziale ha il business assicurativo vita, perché la liquidità è abbondantissima, i clienti cercano soluzioni con un profilo di rischio abbastanza conservativo, vogliono entrare con gradualità e amano investire in polizze vita. In più si aggiunge il tema della sostenibilità, tema molto recente ma anche molto sentito. Il 40% dei clienti è interessato a investire in prodotti di tipo sostenibile, quindi ESG. Il 72% li conosce, c'è quel gap tra chi li conosce e chi investirebbe che è determinato da ancora un po' di scetticismo su cui bisogna lavorare in termini di comunicazione e di trasparenza. L'altro elemento di grande potenziale sono i prodotti di protezione, sempre parlando di vita, perché abbiamo solo il 10% delle famiglie assicurate contro casi di morte e malattie gravi, mentre ben il 50% dei clienti conosce il prodotto ma non ha ancora acquistato questo prodotto perché lo considera troppo complesso e troppo costoso. Quindi c'è un potenziale enorme anche su questo fronte, lavorando sulla semplificazione e sui costi, di cui parleremo magari dopo. Certo. L'altro tema fondamentale sono, diciamo, il tema della copertura per la fase anziana, la fase più anziana della vita, quindi la long-term care, o comunque la fase in cui si entra nella quarta o terza età, terza o quarta età. Su questo punto anche qui un potenziale enorme. Il 52% dei clienti, secondo l'ultima indagine del Centro Einaudi di Torino, è preoccupato per la cura di se stessi e del coniuge nella fase più avanzata della vita, ma solo lo 0,5% ha comprato un prodotto long term care. Quindi anche qui il gap deriva da costi percepiti troppo alti, complessità del prodotto, c'è da lavorare su questo tema dell'offerta. Però il potenziale della domanda è altissimo, se non parlare, e concludiamo su questo aspetto di analisi, della previdenza, perché abbiamo il 60% delle persone in Italia che non hanno ancora sottoscritto soluzioni di previdenza complementare, quindi anche qui un potenziale. Tornando quindi alla domanda, l'offerta, che tendenze sta avviando nell'offerta del business vita? Abbiamo detto prodotti multiramo che rispondono al meglio a questo tipo di esigenza di coniugare prospettive di rendimento con protezione. Anche perché questo, riprendo il punto del dottor, ci consente anche di differenziare di più la nostra offerta rispetto al risparmio gestito, perché per noi il valore, il value for money, quindi il valore insito nel prodotto assicurativo, dipende molto da quanto saremo capaci di inserire componenti, o di mantenere meglio, componenti di garanzia all'interno degli investimenti e di aggiungere componenti di rischio biometrico. L'altro tema fondamentale riguarda appunto i prodotti di rischio. Il tema della semplificazione è molto importante. Noi abbiamo lanciato come Vezia di recente un prodotto molto innovativo, temporaneo a caso morte, in cui abbiamo totalmente automatizzato il processo assuntivo, siamo arrivati al 92% dei contratti sottoscritti nel punto vendita, e abbiamo lanciato questo prodotto anche totalmente digitale tramite il nostro partner Illimity, e i ritorni sono stati straordinari. Quindi semplificando il prodotto, e quindi anche grazie a questo rendendolo più facile da acquistare e meno costoso, si trovano delle opportunità interessantissime. L'altro tema su cui lavorare sono gli ecosistemi. All'interno dell'offerta di protezione vita ancora c'è una percezione di un rischio, esclusivamente del rischio, quindi se il rischio non ha una probabilità molto alta di verificarsi, non si comprende appieno l'utilità del prodotto. Invece lavorando sugli ecosistemi, quindi trovando servizi, mi riferisco per esempio alla long-term care, al servizio di care manager che consente di risolvere i problemi della famiglia quando qualcuno diventa un autosufficiente, quindi trovando soluzioni come assistenza domiciliare, residenza per anziani, problematiche legali e fiscali, eccetera. E lato prodotto caso morte, stesso discorso, servizi che aiutino la famiglia a gestire la fase della morte di un congiunto, quindi tutto il tema delle esequie, della successione, eccetera. Ecco, lavorando sui servizi, anche qui la recente esperienza ci dice che la clientela
mostra un grande interesse. Quindi, riprendendo la sua domanda, le prospettive del mercato sono molto buone, il potenziale a domanda è fortissimo, abbiamo infatti delle previsioni di mercato molto forti, espresse recentemente da diverse unità di previsione, che vedono appunto il business assicurativo come quello che crescerà di più nei prossimi 3 anni all'interno del comparto di risparmio gestito, e in particolare con una crescita veramente molto forte dei prodotti multiramo, anche grazie in prospettiva ad ulteriori evoluzioni della normativa che riguardano soprattutto l'ampliamento delle possibilità di investimento dei nostri prodotti unit linked, che secondo le indiscrezioni, insomma secondo le informazioni, sarà presa in considerazione a partire dalla prossima estate dall'autorità di vigilanza, che ci consentirà di avere le stesse regole di risparmio gestito per l'investimento degli attivi dei nostri prodotti. Grazie. Grazie a lei. Beh, parlavamo prima di avere le idee chiare, mi sembra che almeno da questo punto di vista le idee siano emerse, e bene anche sapere che le previsioni sono assolutamente rosee, poi sicuramente di previsioni parleremo ancora. E mi piace anche il concetto della semplificazione, visto che si sta parlando di un nuovo scenario entro il quale muoversi, e visto che in questo nuovo scenario comunque c'è tutto il cambiamento che è subentrato tra compagnia e cliente, che è stato messo al centro dell'attenzione naturalmente. Allora, questo nuovo contesto competitivo, facciamo subito un passo ulteriore, cerchiamo di capire quali sono le lezioni che abbiamo imparato in questo anno, cioè come è possibile emergere nel nuovo scenario. E allora, stessa domanda adesso la girerei a Pierfrancesco Basilico, da cui partirei, poi Marco Burattino e Andrea Battista. È molto semplicemente, dottor Basilico, tra virgolette ovviamente, perché mi rendo conto che non è stato semplice questo processo, cosa abbiamo imparato nell'ultimo anno e quali sono quindi gli elementi strategici che vengono messi in primo piano, che verranno messi in primo piano e che permetteranno proprio ai protagonisti della filiera assicurativa di emergere in questo nuovo scenario, nel new normal di cui abbiamo parlato a lungo e di cui parleremo ancora. Sì, allora faccio una premessa: questo new normal spero che diventi presto obsoleto e che si ritorni al old normal del 2019, perché quello che abbiamo, diciamo, il comune denominatore di tutto quello che abbiamo assistito nel 2020 è sicuramente il distanziamento, il confinamento, quindi la mancanza di contatto tra operatori e i loro clienti, eccetera. Quindi direi che quello che possiamo sintetizzare come lesson learned di questo periodo è: di fronte a determinati scenari, determinati impedimenti, chi non reagisce, non trova soluzioni alternative è perduto, perché rimane ovviamente indietro. Vi faccio un esempio molto semplice. La nostra compagnia, come sapete, si occupa di polizze vita legate al mondo dei finanziamenti o di puro rischio in generale, e come sapete tutti, l'assunzione di una polizza vita in funzione di età e capitale spesso richiede un rapporto di visita medica. Quindi il fatto che il cliente conferisca con un medico e si faccia rilasciare un certificato anamnestico e quant'altro. Beh, durante il periodo del confinamento spesso e volentieri queste pratiche erano impedite, ostacolate da mille fattori, non ultimo il fatto che ci fosse diffidenza da parte degli stessi e operatori e clienti a recarsi presso o a ricevere il cliente. Detto questo, la reazione della compagnia è stata quella di mettere in campo dei sistemi di assunzione digitali, online, e in particolare il web underwriting per quanto riguarda tutta la filiera della cessione del quinto, tutto il mercato della cessione del quinto, quindi con un'assunzione, una certificazione medica fatta online, e il lancio all'inizio di quest'anno, dopo buoni 6 mesi di studio, un modello di diciamo distribuzione e vendita delle polizze vita online che si chiama Io Scelgo Fiesca, basato addirittura su una firma totalmente digitale della polizza per il tramite di un video selfie da registrare durante il processo di sottoscrizione. Quindi, per concludere, in ogni scenario di crisi la cosa importante è non bloccarsi, ma
trovare delle soluzioni alternative che possano dare continuità al nostro business. Poi ognuno ha un business diverso, ha un'applicazione diversa, ha una modalità distributiva diversa e deve calare queste scelte sulla propria realtà. La scelta di accorciare le distanze sicuramente in questo scenario è stata una scelta positiva. Accorciare le distanze per il tramite del digitale è sicuramente una delle soluzioni che secondo me continueranno ad esistere. Quindi se vogliamo ritornare a quel concetto di new normal, l'approccio digitale è sicuramente un approccio che rimarrà, anzi, e si svilupperà ulteriormente nel futuro. Ecco, concetto che a lei non piace moltissimo, ma se lo concepiamo insomma come una nuova normalità fondata sulle restrizioni, sul fatto che non ci si può vedere, perché poi in realtà bisognerà capire come sarà la normalità da adesso in avanti, no? È questo che lei intendeva dire, Basilico. Certo. Ecco, ok. Perché è interessante anche vedere se siamo più collegati, attaccati alla normalità di prima o se magari questa nuova normalità ha portato delle potenzialità. Ripartiamo anche da qui con Burattino, ma restiamo poi sulla stessa domanda, no? Di prima. Cioè, quali sono insomma gli elementi strategici che adesso occorre mettere assolutamente in primo piano? Beh, io provo a rispondere con una delle frasi, diciamo, che abbiamo imparato negli ultimi 16 mesi. Se dobbiamo fare un'estrema sintesi di uno dei manifesti degli ultimi 16 mesi è: alla fine siamo usciti fuori dicendo fiducia nella scienza. Perché secondo me questa frase contiene i due elementi strategici che chiedeva, soprattutto per il contesto, ovviamente calato nel contesto assicurativo. Il primo è un discorso della fiducia, no? Siamo stati sfidati nell'ultimo anno, da quando è iniziato tutto, fortemente nel nostro rapporto con il futuro, nel nostro rapporto con l'economia, nel nostro rapporto con il prossimo e con la collettività in generale, siamo stati fortemente sfidati nella fiducia nei confronti di tutte queste cose. Questo vuol dire che oggi c'è un gap da recuperare da questo punto di vista. Oggi, secondo me, un cliente, se non sei chiaro e se non ti crede, non ti apre proprio la porta. Quindi, secondo me, un elemento strategico, soprattutto per il settore assicurativo, è il concetto di fiducia. Scienza. Perché scienza? Ci sono mille rivoli di ispirazione qui, nel senso che, anzitutto, parlo delle ultime settimane, delle fonti di informazioni, social, eccetera. Il tema scienza, inteso come per esempio brevetti, è in discussione in tanti contesti, no? C'è stato anche un appassionato dibattito politico sul tema delle vaccinazioni, del brevetto, di che tipo di approccio avere nei confronti di una cosa che da un lato rispecchia un investimento in ricerca e sviluppo importante da parte di un'impresa e dall'altro va a servire quelle che sono delle esigenze fondamentali di salute del genere umano, no? Ed è un tema assolutamente importante e non minimizzabile, non risolvibile in una conversazione. Dall'altra parte, una compagnia assicurativa di recente sta parlando del fatto di aver brevettato qualcosa all'interno di un prodotto assicurativo. A prescindere dal contenuto appunto di questi due esempi, c'è una forte attenzione nei confronti del concetto di scienza. Questo sta portando, secondo me, tutti, anche se guardiamo a livello politico, no? Stiamo uscendo da un momento in cui, definito generalmente populista, eccetera, in cui i valori principali che si guardavano erano altri rispetto alla competenza, stiamo entrando in un rigetto, siamo ormai entrati da un bel po' di tempo verso, diciamo, quasi un rigetto nei confronti di questo tipo di approccio e cerchiamo le competenze. Oggi abbiamo tanto bisogno delle competenze. Ci sono tante cose che cambiano, ma anche le più banali. Cioè, una cosa che può capire qualsiasi persona che oggi lavora è il rapporto di un essere umano con i luoghi di lavoro, i luoghi di svago, eccetera. Anche le spinte ad inventare, a fare cose nuove, ad imparare, a crescere e a capire di più sono forti. Faccio due esempi di temi che sempre nell'ultima settimana. L'amministratore delegato di Google manda una mail a tutti i dipendenti dicendo come hanno iniziato a ripianificare il rapporto con il luogo di lavoro. E si parla di concetti quali: voglio rendere possibile a una persona che domani vuole andare a vivere in Nuova Zelanda, da Milano vado in Nuova Zelanda, faccio 4 mesi lì perché voglio vivere lì,
voglio continuare ad essere dipendente di questa azienda a distanza. Deve essere una cosa che le aziende vogliono difendere, almeno Google vuole difendere questa cosa. Tornando più a casa nostra, recentemente un amministratore delegato di una compagnia di assistenza italiana parla di un'indagine che hanno fatto in relazione alle abitudini degli italiani in vacanza, dicendo una cosa che non mi ha sorpreso perché l'ho fatto anch'io, che gli italiani oggi in grossissima quantità hanno un approccio verso le vacanze di case vacanza e non più di alberghi per i motivi che tutto quanto conosciamo dell'anno scorso. La cosa interessante è che però questa cosa è lì per restare. Cioè l'indagine che è stata fatta ci dice che non è una cosa che riguarda soltanto quest'anno, ma è una nuova normalità. Beh, guardi, dicono, poi non so se sia vero, visto che stiamo parlando di scienza, che per abituarci a una nuova cosa, una nuova abitudine, che poi diventa una nuova abitudine, ci vogliono una ventina di giorni. Cioè all'inizio siamo tutti un po' basiti di fronte al cambiamento, poi dopo una ventina di giorni cominciamo già a prendere le misure in modo più definito. Ripeto, non so se sono 20 giorni, possono essere 30, però ce lo sta dimostrando anche lei da questa cosa, nel senso che prima è stata un'emergenza, quindi una necessità, quella di non andare in hotel e di andare in una casa, che poi diventerà la nuova normalità, cioè una nuova abitudine, mettiamola così. Sì, la mia sensazione, giusto per chiudere, è che anche derivante, anche ascoltando gli interventi di coloro i quali mi hanno preceduto, è che tutti ci si senta un po' nella responsabilità e nel dovere anche di pensare a cose nuove, cioè sì, di inventare, di imparare, di creare. E questa è una cosa che è bellissima, secondo me, è una fonte di fortissime potenzialità di sviluppo per il mercato in cui lavoriamo. Certo, ecco, Andrea Battista, adesso do la parola a lei sempre con la stessa domanda. Nell'intro, diciamo così, quando ho introdotto la giornata, ho detto che lo scenario di fronte al quale ci troviamo ha i contorni tutt'altro che definiti. In realtà non so se sia poi così vero, cioè lascio a lei rispondere anche a questa sollecitazione. Prego. Ma allora, chiaramente siamo ancora in un momento complessivo, socio-economico di forte incertezza, ma in cui questa incertezza settimana dopo settimana si va riducendo, sotto il driver chiaramente delle ripartenze, dell'aumento delle vaccinazioni e quant'altro. Sì, credo che è abbastanza vero che elementi di definizione dello scenario l'abbiamo davanti, e per un motivo molto preciso che poi è un po' il cuore della tesi che vorrei provare ad argomentare, che questa cosiddetta o comunque nuova normalità ha radici molto forti in tendenze, in paradigmi, in driver, in bisogni ampiamente radicati nel nostro contesto sia economico generale che assicurativo particolare prima del Covid, e che sono state in qualche modo disvelate o in altri casi accelerate dal punto di vista proprio della crisi sanitaria. Il digitale è uno di queste, il digitale delle assicurazioni, non solo parliamo da tempo ma operiamo da tempo, l'accelerazione globale degli investimenti in insurtech è decisamente, vogliamo ricondurlo al 17, al 18, al 19, ma decisamente, potremmo discutere di questo, ma decisamente precedente il Covid. Non solo il gap di protezione che veniva prima richiamato e documentato dai colleghi, ma anche l'aumento della percezione di questo gap ha dei chiari segnali precedenti, no? Prendiamo i tassi di crescita delle polizze malattie 18, 19 e 17 anche probabilmente. Quello che voglio sostenere è che gran parte, non voglio dire tutto, della nuova normalità è rappresentata da un'accelerazione e da una realizzazione anticipata di quanto stava già bollendo in pentola, se mi passate questo termine poco tecnico. Poi il controfattuale, io dico sempre, non è né osservabile né interessante, sarebbe successo comunque, probabilmente sì. Chiaramente il tempo non è un fattore irrilevante, cioè, una cosa che accade nel 2020 è proprio sostanzialmente diversa per le persone, per le organizzazioni, da una cosa che accade nel 2024 o nel 2025. È qualcosa che abbiamo disvelato e che è lì per restare,
e questa compresenza tra digitale ed elemento umano. Se pensiamo a cosa è successo, cosa stava succedendo un anno fa di questi tempi, da un lato i meccanismi digitali ci consentivano di portare avanti, seppur molto faticosamente, l'attività, ad esempio, di vendita. Dall'altro lato percepivamo tutti, diciamo, la natura monca di questa attività, sia nel pezzo, diciamo, B2B, di relazione tra imprese, sia nella relazione delle reti di vendita con i consumatori, per la difficoltà di avere rapporti di persona. Secondo me l'immagine che rende anche la capacità di adattarsi al contesto e di anticipare il nuovo normale è l'immagine del venditore, insomma, sono più noti i colleghi di banca, ma insomma immagino che sia avvenuto anche in altre reti di vendita, che argomenta via Zoom, la piattaforma che stiamo usando adesso, su un prodotto che avrebbe in tempi normali proposto magari al cliente comodamente seduto con un caffè nel salottino della filiale. Boh, questa cosa è digitale, fisica, è ibrida, non lo so, è e andrà probabilmente avanti, anche se chiaramente piano piano sarà soppiantata dalla relazione, o in gran parte, magari non esclusivamente, dalla relazione del vecchio normale, ma inserita in un contesto appunto nuovo, nel senso di accelerato. Certo. L'espressione che a me piace, che ho usato in altri contesti, che richiamo e chiedo scusa per l'autocitazione, è che è cambiato il cambiamento in realtà nel nuovo normale, cioè il tasso di crescita, il tasso di sviluppo degli eventi e anche la percezione della dinamicità di questo cambiamento da parte delle persone in qualsiasi ruolo è forse la vera eredità. E probabilmente il tasso di crescita del cambiamento, cioè la velocità, ce la porteremo avanti ancora per parecchio tempo. Figuriamoci quanto bisogna avere le idee chiare, visto che siamo partiti da questo concetto, addirittura il cambiamento che è cambiato, insomma bisogna davvero adesso fare ordine, ma credo che lo stiamo già facendo. E adesso aggiungiamo un altro passaggio, cioè dobbiamo capire qual è il giusto connubio tra l'operatività e la strategia a lungo termine, perché un fattore di instabilità che ha caratterizzato sicuramente questo lungo periodo, questo anno abbondante, è stato il fatto di non poter pianificare a lungo termine. Perché? Perché chiaramente prima il lockdown, poi comunque il ritorno a una normalità apparente, poi di nuovo le restrizioni, addirittura un'Italia che si è presentata e che si presenta a diversi colori, ora un po' più omogenea, perché naturalmente ci stiamo riagganciando piano piano alla normalità in senso assoluto, e però appunto questo ha causato parecchi problemi proprio di come dire, strategia a medio-lungo termine. Perciò io riparto con questo aspetto da Fabio Carniol e poi torno da Marco Burattino e torno da Pierfrancesco Basilico. Com'è possibile, e questo è fondamentale in questo momento, ridurre questa dicotomia tra operatività a breve termine e una strategia che invece possa abbracciare un periodo più lungo, cioè che possa dare anche maggiori certezze sia alle compagnie e ovviamente ai clienti? Prego, Carniol. Sì, grazie. Beh, del Vita ho parlato prima, quindi non tornerei troppo su certo, questi argomenti, certo. Mi concentrerei un po' di più sul Danni. Sì. Il Danni rappresenta una grande opportunità, anche il Danni, perché sappiamo la scarsa penetrazione dei prodotti assicurativi Danni tra la clientela. Peraltro molte ricerche ci hanno detto che i rischi più sentiti dai clienti anche dopo la pandemia sono quelli legati alla salute, legati alla casa, che sono in cima alle classifiche ormai di tutti i sondaggi. Quello che secondo me è interessante cogliere è quello che veniva in parte a modo già accennato, cioè la commissione fra la componente digitale e la componente fisica è fondamentale. Non dimentichiamo che noi viviamo in un paese in cui il livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela è ai posti più bassi in Europa. E tra l'altro l'IVAS ha lanciato un'indagine che sarà presentata proprio oggi sull'alfabetizzazione assicurativa. Abbiamo il 70% dei millennials che non sanno cos'è un prodotto assicurativo Danni non auto, l'indagine recente dell'Insurtech Association. Quindi diciamo la parte di potenziale del mercato è enorme. L'altro tema riguarda ancora il potenziale è la parte aziende di cui non abbiamo parlato, però il paese Italia vive di piccole aziende, il 95% delle nostre aziende hanno meno
10 addetti. Queste aziende sono anche loro drammaticamente sottoassicurate. Per tanti motivi, l'1% delle aziende è assicurato con la business interruption, dato i posti più bassi in Europa. Tutto questo rappresenta quindi un potenziale. Come rispondere a questo potenziale? Innanzitutto condivido alcune considerazioni, cioè noi non possiamo in questa fase permetterci di non avere una fase di consulenza fisica che aiuti a educare anche i clienti. Quindi che sia in presenza o sia via Zoom, e colgo con grande interesse lo stimolo anche di Andrea Battista, però deve esserci una persona che aiuta il cliente a capire. Questo è richiesto da oltre il 70% dei clienti che vogliono una presenza fisica per operazioni complesse. Poi possiamo utilizzare il digitale per tutta la fase post vendita, per semplificare i processi, per vendere tramite canali digitali prodotti molto semplici di micro insurance, di instant insurance, cosa che si sta già facendo. Quindi nella strategia delle compagnie non può non esserci ancora un forte focus sui canali fisici. In questo senso il canale bancario ha un ruolo centrale in prospettiva fortemente crescente, perché è un canale che ha il vantaggio, qui lo dicono altre indagini, di potersi porre come unico interlocutore con il cliente a 360 gradi su tutte le sue esigenze. Oltre il 50% dei clienti lo sceglie per questo. È chiaro che questo rappresenta un punto di forza. Le reti tradizionali devono rispondere a questo aumentando la capacità di consulenza di tutte le compagnie. È fondamentale lavorare sulla formazione, sul supporto, sugli strumenti che possono aiutare le reti a svolgere questo lavoro. Tornando al tema delle imprese, il tema forte delle imprese riguarda anche qui la capacità di includere in prospettiva, e questa è una grande tendenza per noi fondamentale come Paese Italia, il grado di copertura assicurativa nella valutazione del profilo di rischio di impresa. Questo è un trend su cui il sistema bancario sta incominciando a indirizzarsi. È chiaro che noi non possiamo avere una piccola azienda che è totalmente sottoassicurata e che viene valutata per il suo rischio di credito senza considerare questa sottoassicurazione. Certo. E questo vuol dire esporre chi dà dei soldi a un rischio enorme di catastrofale. Certo. Quindi questo è un tema che sarà fondamentale nei prossimi anni. Ecco perché anche qui per le compagnie sarà fondamentale lavorare per la parte di servizio alle imprese, tenendo conto del fatto che il sistema bancario sta entrando, entrerà sempre di più nel business delle piccole aziende, offrendo soluzioni sempre più integrate tra la componente assicurativa e la componente creditizia, anche perché questo sarà un modo forse per smuovere un po' le aziende, facendo capire loro che se si assicurano meglio possono accedere più facilmente al credito, possono ridurre il costo del denaro e possono ridurre quella vulnerabilità che soprattutto se si affacciano ai mercati internazionali rimane uno dei grandi punti di debolezza del nostro paese comparato con quello che stanno facendo gli altri. L'ultimo punto, molto velocemente, in prospettiva un altro fenomeno che dovremo considerare tutti con crescente attenzione, molti lo stiamo già facendo, però richiamo l'attenzione su questo, è il tema del rischio cyber. Sappiamo benissimo che i clienti sono sempre più sensibili a questo tema e il tema è un tema di grande attualità per le minacce informatiche che l'utilizzo crescente degli strumenti digitali durante la pandemia ha accentuato, dall'utilizzo degli strumenti per shopping online allo smart working, all'accesso continuo che noi abbiamo a device di Internet of Things. Tutto questo genera un grandissimo rischio, i clienti ne sono consapevoli, quindi anche per noi assicuratori si apre un'ulteriore stagione di offerta di prodotti nuovi e sempre più efficaci su questo. A livello di settore abbiamo in prospettiva anche un ruolo crescente da giocare, sempre quel tema che accennavo all'inizio di sostenibilità. L'inclusione di questi temi di sostenibilità nell'offerta non è semplicemente un tema di marketing, ma è un tema anche per acquisire quella maggiore credibilità e quella capacità della nostra offerta di essere interessante, diciamo attraente per i clienti, che sì. In qualche modo dobbiamo recuperare. Il nostro settore non è considerato, i dati che dicevo prima lo dimostrano, diciamo il settore più amato dai clienti. Forse perché votiamo vicende sfortunate, quindi non siamo magari amati per questo. Però dobbiamo, lavorando anche sul tema della sostenibilità e della comunicazione su questo, guadagnare terreno e possiamo un potenziale molto forte che dobbiamo sfruttare. Certo. Grazie. Certo, il potenziale, Burattino, arrivo da lei sempre con la stessa domanda generale, però potenziale da sfruttare, quindi uniamolo con le caratteristiche che abbiamo elencato prima, cioè con una mancanza fino a questo momento, insomma, di possibilità di pianificare a lungo periodo, adesso forse potremmo farlo un po' di più, almeno ce lo auguriamo, insomma dobbiamo essere più lungimiranti possibili e cercare di capire, le butto lì quest'altra sollecitazione, dove saremo tra 12 mesi, no? Visto che parlavamo prima di un ritorno alla normalità. Prego. Allora io...
Inizierei rubando una frase che è stata detta prima dal dottor Sì. Battista su è cambiato il cambiamento, no? Ah, sì. Che condivido. Quindi, diciamo, la premessa che farei è anche riuscire a capire dove siamo tra 12 mesi, non è facilissimo perché accelera tutto, no? Detto questo, colgo e ho vissuto come tutti il trade-off atavico tra breve tatticismo di breve termine e la strategia di lungo termine, quindi il trade-off che spesso esiste tra la compatibilità di queste due esigenze, no? La trimestrale contro il piano industriale. Tuttavia, credo che secondo me, credo che non è forse più questo il centro, nel senso che, anzitutto, se mi devo relazionare al tempo, l'augurio che faccio a tutte le imprese, la mia impresa e anche le compagnie assicurative, è quello della prontezza. Prontezza vuol dire, in uno scenario di incertezza in cui è difficile capire il futuro, la cosa più importante che ognuno di noi può fare è essere pronto a girare dall'altra parte. Ho Certo. sbagliato, devo cambiare. Quindi, secondo me, relativamente al fattore tempo, una caratteristica molto importante per competere in questo periodo è riuscire a cambiare direzione molto velocemente. Quindi avere comunque più piani, no, a disposizione da valutare poi nel momento in cui si accorge che non era, che non andava bene quello precedente. In generale, esatto, in generale però credo che ci sia una priorità ancora maggiore rispetto alle altre che un po' risolva anche il discorso tra breve termine e Sì. lungo termine, ovvero quello che lei diceva all'inizio, la chiarezza, avere una finalità, un obiettivo chiaro in testa e da diffondere. Io ora, rispetto agli altri ospiti, lavoro nel settore assicurativo ma con un'altra veste, nel senso che noi, Guidewire è una società che fa software di core business per il settore assicurativo. E noi stessi siamo nel corso di una situazione di cambiamento, un viaggio di cambiamento estremamente importante, estremamente radicale, che è cominciato circa 5 anni fa e che sta continuando adesso. Noi stiamo diventando da software vendor una cloud company. Ora, senza entrare in specificità del mio settore, però se devo cercare di restituire con esempi di altri settori industriali o di altre cose che conosciamo meglio di che cosa stiamo parlando, se devo parlare del tipo di cambiamento può essere paragonabile a quello che noi da consumatori abbiamo vissuto da quando avevamo la musica sul no, come un nostro patrimonio, no? Quindi che fosse CD, musicassetta, vinile oppure un drive, dalla musica come elemento proprietario alla musica come accesso, no? Io sono sempre stato un grosso fan di musica, sempre ascoltato tanta musica e per me è stato un po' un trauma a cui mi sono dovuto abituare, il fatto di non avere più la mia libreria di dischi, di copertine o anche il mio drive con dentro la musica. E sono passato alla fruizione che fanno tutti oggi, Spotify, Apple Music, Certo, quello certo. che è. Un altro versante in termini di profondità di cambiamento industriale, che sempre esemplifica quello che stiamo facendo, è quello che sta vivendo l'automobilistica nel passaggio da automobile tradizionale a automobile elettrica. Ho dato questi due messaggi, il primo per assonanza rispetto al cambiamento che stiamo facendo, il secondo in termini di impatto, per dare una vista sulla entità di questo cambiamento. Nel momento in cui è forte la direzione, il punto di arrivo, è forte la chiarezza del punto di arrivo e quindi la comprensione di dove bisogna andare, viene un po' meno la rilevanza, non svanisce, ma viene un po' meno ed diventa secondaria la sfida tra breve termine e lungo termine, perché tu sai Certo. benissimo dove devi andare e vai lì. Ed è questa, secondo me, la Certo. cosa fondamentale. Aggiungo un'altra cosa. Tutto questo, noi siamo un'azienda mediamente piccola in termini di persone, ma siamo presenti in più di 30 paesi nel mondo. Io ho avuto l'esperienza, diciamo, di questo new normal del lavorare in remoto, ma da 5 anni, perché il 90% del mio tempo viene passato in questo tipo di Beh contesto da certo, perché sempre. siete dislocati, insomma, per così dire, quindi una modalità che Esatto, era già siamo in tutto utilizzata. il mondo e questo nel momento in cui non c'è neanche la fisicità di un ufficio, di fondo, di default, non c'è neanche la fisicità di un ufficio, quanto più è forte questo aspetto identitario di dove si vuole andare, di qual è la missione,
Questo è fondamentale da avere, perché non è soltanto il conflitto tra breve termine e lungo termine, ma anche il conflitto derivante dal fatto che sei a distanza, che vivi la tua, vivi contesti che sono, diciamo, meno collettivi di sua natura. Quindi. C'è una relazione diversa, che poi peraltro è stato detto anche prima, chiaramente i processi che si sono fatti più intensi durante questo anno a causa dell'emergenza erano processi già iniziati, spesso anche per forza di cose, come ci diceva lei, insomma, e che probabilmente poi avrebbero avuto una normale evoluzione. Chiaramente abbiamo dovuto tutti accelerare noi stessi, no? Rispetto a questi processi. Questo è stato diciamo, il fattore più di instabilità. Poi non è detto che lo sia stato, ci mancherebbe, perché poi magari alcuni processi virtuosi erano già stati messi in atto. Dottor Basilico, a lei stessa questione, cosa si sente di aggiungere a quello che è già stato detto? Allora, ritornando sul discorso dell'operatività a breve termine e di strategia a lungo termine, io credo che questo periodo non abbia influenzato la capacità delle aziende di guardare lontano e quindi di fare strategia e di immaginarsi posizionate in un determinato punto nel futuro. Sicuramente ha influenzato sull'operatività a breve termine. Quando noi 2 anni fa facevamo pianificazione per tutto l'anno per aule formative, on the road e convention, nel 2020 e ancora in gran parte di quest'anno ragioniamo molto molto a breve termine, ragioniamo molto sulle distanziamento, quindi su riunioni e formazioni di questo genere, e notiamo che la cosa fondamentale in questa dicotomia, chiamiamola così, è la capacità di essere estremamente veloci nell'essere flessibili, cambiare veramente velocemente la programmazione per poter essere il più aderenti possibili alle esigenze del mercato e dei nostri interlocutori. Tenete presente una cosa fondamentale: a differenza di altri interlocutori, la mia è un'azienda che opera non con reti proprie, ma con reti terze, quindi broker, agenti, plurimandatari, società finanziarie, eccetera. Per cui l'aspetto della formazione, del veicolare, diciamo, una capacità anche formativa adeguata al contesto che è cambiato, è assolutamente fondamentale. Quindi, tornando sui concetti di base, formazione e insurtech quest'anno l'hanno fatta da padroni, perché ovviamente il distanziamento e il blocco delle relazioni personali ha imposto tutta una serie di cambiamenti che hanno portato nella direzione del digitale e della formazione a distanza, quindi con l'innovazione degli stessi moduli di formazione. Devo dire che questo cambiamento sta progressivamente mutando verso una sempre più forte domanda di ripresa dei contatti in aula o personali. Già da qualche settimana io ho molti dei miei partner che mi chiedono: sì, però riprendiamo a fare aula, riprendiamo a fare formazione, perché comunque su certi aspetti l'educazione a vendere il prodotto assicurativo vita in un certo modo si fanno meglio quando si è di persona di fronte ai propri operatori. Quindi sicuramente, ritornando al discorso della flessibilità e della capacità di adeguarsi velocissimamente ai cambiamenti, anche in questo ci saranno dei cambiamenti e quindi la capacità di adeguarsi. Sulla strategia a lungo termine, le aziende devono sapere dove vogliono essere da qui ai prossimi 5 anni, quindi credo che questa cosa non abbia subito influenza. Ecco, cercando di avviarci anche alle conclusioni per tirare le somme di questa tavola rotonda, adesso andrei da Davide Passero e Andrea Battista per capire come rispondere alla crisi nel medio e lungo periodo, quindi risposta strategica delle assicurazioni. Partendo da quello che è stato detto dagli altri colleghi, insomma, come mettere in atto le strategie che possono essere più vincenti. Passero a lei. Allora, ho ascoltato con attenzione e naturalmente il tema della semplificazione e digitalizzazione io credo che sia un tema che sarà un fattore igienico, francamente. Lavoriamo in un settore dove sappiamo la difficoltà di mettere a terra questi concetti, no? Di semplificare e di digitalizzare i processi, e
ci sembrano oggettivamente cose straordinarie, perché appunto conosciamo gli sforzi e l'impegno che occorre. Poi però la mia osservazione è che questo non farà la differenza, o meglio, farà la differenza fra rimanere sul mercato o no, ma non sarà un vantaggio competitivo. Faccio un esempio recente: sono andato a fare un intervento all'Università Cattolica, a un corso di management, e naturalmente quando parli agli studenti di digitalizzazione e semplificazione, per loro semplicemente questo è l'unico paradigma possibile, quindi non riescono neanche a concepire che una cosa non sia fatta così, e quindi non c'è l'alternativa. Quindi le alternative in termini di sviluppo vanno ricercate, a mio modo di vedere, su altri versanti, detto che questi sono cose che ci devono essere, ma come dire, è come il fatto che se prendo un volo l'aereo non deve cadere, è un fattore igienico. Sì. Invece i temi su cui confrontarsi, secondo me, prospetticamente sono, da un lato, il tema economico e soprattutto i mercati finanziari, da un lato la volatilità dei mercati che abbiamo visto in questi periodi e credo sia destinata comunque a rimanere in prospettiva, dall'altra l'enorme massa di debito che è stata buttata sui mercati e che di conseguenza produrrà, io credo, una crescita dei tassi, come in parte stiamo già vedendo, e questo per gli assicuratori può essere anche una buona notizia se questa crescita sarà graduale e non a strappi. Certo. Certo. E quindi rispondere a questo scenario significa lavorare sul tema della gestione degli investimenti dei clienti, appunto lavorando sul tema dell'enorme massa di liquidità che rimane come risposta all'incertezza e che richiede una consulenza qualificata. Il tema della consulenza bisogna che non sia uno slogan, bisogna che gli operatori, io credo, debbano essere seriamente consapevoli che questo sì è un differenziale e sarà un differenziale competitivo. E di consulenza io francamente sento parlare da quando ho iniziato a lavorare, ahimè, decine di anni fa, però questo io credo sia un momento di non ritorno da questo punto di vista. Sì, e quindi sì. Per chi ha reti e contatti personali sono legati al fatto che poi quando ci si trova però ci deve essere del valore, sia che ci si trovi a distanza sia che ci si trovi in presenza. Questo a mio parere è la sfida. Gli italiani non sono sottoassicurati perché sono geneticamente diversi dagli altri popoli, sono sottoassicurati semplicemente perché gli assicuratori non hanno fino ad oggi fatto un lavoro serio di consulenza e di educazione alla pianificazione finanziaria ed assicurativa. Io credo quindi che sia una responsabilità di settore. Questo, e quindi l'interpretazione... Sì, no, perché poi ci torniamo proprio con una battuta finale di tutti su questo tema degli italiani che sono sottoassicurati, quindi un po' una sorta di mea culpa anche, cioè bisogna cambiare strategia. Io credo che ci sia un ruolo sociale che dobbiamo ancora sempre più interpretare, di cui dobbiamo essere consapevoli. Purtroppo certo. Sul mercato, ma lo sappiamo tutti, si sono in passato anche tollerati, come dire, comportamenti di singoli operatori, diciamo, okay, ben lontani da un concetto di consulenza. Sì, formazione e consulenza, insomma, i due poli nei quali bisogna muoversi. Battista, a lei, stessa domanda, prego. Allora, vado per punti, anche per evitare di ripetere quanto detto dai colleghi che sostanzialmente condivido. Tassi di interesse, questo è un grosso punto interrogativo. Quel che è certo e che sarà un'area chiave di gestione, certamente per il comparto vita, ma direi secondariamente anche per quello danni. Io personalmente credo che l'eredità della crisi guardata su un orizzonte temporale medio-lungo sia forse di avere schiacciato i tassi di interesse verso il basso, ma anche, come veniva sottolineato, di averne aumentato la potenziale volatilità e non gradualità di movimento, no? Il dibattito sull'inflazione e su possibili accelerazioni del tapering della Fed delle ultime settimane va decisamente in questa direzione. Secondo punto, sostenibilità. Sarà uno dei driver della strategia dei prossimi anni, credo sia un po' insieme, qui c'entra poco ma lo cito, all'FRS 17 uno dei mini tsunami organizzativi strategici che si stanno per abbattere sulle compagnie di cui forse ancora la consapevolezza sta in corso di maturazione, va, diciamolo in modo positivo e polite,
può anche essere una grande fonte di opportunità, come sottolineava adesso Davide Passero, cioè lo svolgere il proprio ruolo sociale significa anche promuovere la domanda di prodotti assicurativi in aree chiave della protezione, in particolare alcune di queste, vedi il comparto malattia, come si ricordava in precedenza. Terzo punto che vorrei sottolineare, questa nelle strategie, e direi che si ricollega molto al titolo di questa tavola rotonda, Stay Relevant. Allora, io non ho mai creduto molto alla minaccia dell'irrilevanza delle assicurazioni che ogni tanto in qualche pubblicistica compare, magari collegata al fatto di conoscere la realtà sempre meglio, l'intelligenza artificiale diminuisce il rischio, qualcuno si spinge addirittura a parlare di morte della probabilità, diciamo discorsi raramente appassionanti e mai particolarmente rilevanti dal punto di vista pratico. Quello che però è vero è che molta assicurazione si genererà nell'ambito degli ecosistemi, e intendo dire che la domanda di assicurazione non nascerà perché il cliente la mattina si sveglia e dice voglio assicurarmi, ma perché nel contesto di cui gode un servizio, che sia un viaggio, che sia l'acquisto di una casa, il bisogno assicurativo emergerà più facilmente e magari l'operatore che gestisce l'ecosistema potrà riuscire a portarlo nei confronti del cliente. Ecco, questo in una fase comunque medio lunga in cui l'alfabetizzazione finanziaria assicurativa è quella comunque ancorché crescente, relativamente modesta, che ricordava prima Fabio Carniol, beh, sicuramente far parte di un ecosistema che materializza il bisogno in modo tangibile diventerà una sfida importante per tutti gli assicuratori, direi in tutti i modelli di business. E infine quarto punto, che ovviamente si ricollega un po' alla strategia nativa anche di NetInsurance, e ovviamente non solo, la banca assicurazione è chiaramente un winner nella protezione dei prossimi anni. Certo. Lo era già nei meccanismi precedenti, ma quanto abbiamo detto che riguardi la consulenza, che riguardi la capacità di offrire una soluzione integrale, quindi diciamo l'olismo della protezione complessiva del cliente, credo che mi stupirei molto se non fosse così, e ovviamente mi amareggerei molto anche visto quello su cui stiamo puntando. Certo, assolutamente. Allora, mi rendo conto che sarà complicato rispondere a questa ultima sollecitazione in meno di un minuto a testa, ma mancano 5 minuti nemmeno alla chiusura di questa prima tavola rotonda. Stessa domanda per tutti, magari partirei proprio da Marco Burattino. Prima si è detto storicamente, però a questo punto credo che non sia neanche così, l'Italia è un paese sottoassicurato. È cambiato qualcosa? Perché pare che forse sia cambiato qualcosa. E quindi cerchiamo di inquadrare la situazione, quali modelli si svilupperanno a suo parere. Ripeto, un minutino a testa, vi ringrazio, prego. Allora, comincerei dal girare un attimo questa domanda in chiave un po' più ottimistica. Io credo che noi siamo, come paese e anche da un punto di vista di contesto assicurativo, ci sono un po' di motivi dei quali andare fieri e orgogliosi, no? Piccolo focus su quello che accade all'esterno, fa piacere comunque sentire che l'Italia ha in Europa un ruolo abbastanza diverso, no? Il Presidente della Commissione Europea da Firenze qualche giorno fa riconosceva all'Italia un tributo, un ringraziamento importante, se si sente la conferenza stampa, nel ruolo che ha giocato, nell'aver preso, diciamo, volendo essere il più neutri possibili, è stata la prima a dover prendere decisioni estremamente discontinue e scomode prima di qualsiasi altro paese. Lo ha fatto, gli altri paesi hanno copiato e anche il progetto Europa ha cambiato un po' di approccio, di modalità, di comunicazione rispetto agli altri. Questa è una cosa su cui l'Italia ha un profondo merito. Veniamo alle assicurazioni. Io credo che in Italia le assicurazioni, e lo dico da persona che frequenta tutto un contesto globale per definizione, perché tutti i colleghi materialmente, le nostre attività sono sparse ovunque. Io credo che l'Italia abbia molti più spunti di innovazione rispetto a quelli di emulazione rispetto agli altri paesi, osservando la mia esperienza in questi anni. Cioè, il tema della sottoassicurazione va ricercato anche rispetto... è un tema, diciamo, molto vasto, no? Si potrebbe anche domandarsi
quali sono i consumi obbligatori per legge, no? Andare a capire quali sono oggi e quali devono essere. E ci sono compagnie che stanno lavorando per cercare di creare sensibilizzazioni su un contesto quale l'Italia, che per esempio ha problemi sismici o problemi climatici maggiori degli altri paesi, e quindi magari le assicurazioni possono dare una risposta, ma anche le istituzioni devono aiutare. In Italia le assicurazioni hanno ultimamente innovato tanto attraverso offerte, per esempio parlavamo della modularità, oppure di quello che si sta facendo sul salute. Hanno dato disponibilità a una creatività in alcuni contesti nei quali prima non c'erano. Se pensiamo al super bonus del 110%, anche le assicurazioni sono parte attiva nel cercare di far passare certo. questo concetto. Cioè, le assicurazioni stanno effettivamente, secondo me, facendo tanto, e ci sono motivi per essere ottimisti per il domani. Sul discorso della sottoassicurazione non può essere sempre affrontato come un dato e basta circa, rispetto agli altri paesi, perché cambiano anche quelli che sono i contesti e quella che è la partecipazione dei diversi attori. Assolutamente, assolutamente. Passero, torno da lei, visto che ne stava già accennando poco fa, quindi riprendiamo da quello che stava dicendo, prego. Ah sì, ma velocemente, secondo me gli italiani non sono sottoassicurati. Gli italiani sono diversamente assicurati, lo ricordava anche prima Carni Hall, tenere i soldi sul conto corrente perché non si sa mai è una forma inefficiente di autoassicurazione, di fai da te se vogliamo, no? Quindi, ma lo ripeto, il tema, questo si può fare l'esempio sulla liquidità dei conti correnti, si può fare mille esempi sulle porte blindate piuttosto che sugli antifurti, piuttosto che su altri mille casi, come la spesa out of the pocket per la salute anziché avere una polizza assicurativa sulla salute. Però ripeto, sono diversamente assicurati, ma farvi cambiare idea semplicemente è un ruolo di chi fa assicurazione. C'è un tema di educazione finanziaria, che è uno fra l'altro dei golden goal dell'agenda 2030 dell'ONU per tutti i paesi, e quindi compreso l'Italia, su cui sappiamo che c'è una commissione in Italia per l'educazione finanziaria, proprio per indirizzare questo tema. Qui sono chiamate le istituzioni, Banca d'Italia, IVAS, ma anche i singoli operatori devono fare la propria parte, perché l'educazione finanziaria è strettamente correlata alla qualità dello sviluppo economico certo. dei singoli paesi, quindi è un tema molto importante. Quindi questo io credo che sia l'arena e il campo di gioco su cui appunto le compagnie dovranno fare sempre più la propria parte. Ottimo, Basilico, prego. Io ringrazio assolutamente Passero per le sue affermazioni, perché sono almeno 5 anni che sostengo la stessa cosa, e cioè che se gli italiani sono sottoassicurati è perché c'è una scarsa consulenza e proposizione assicurativa da parte degli operatori. Quindi riconosco alle compagnie e alla mia in primo luogo un ruolo sociale nel fare formazione per superare questo gap assicurativo. Non sono molto d'accordo con Burattino sul discorso dello Stato e delle obbligatorietà, perché rendere un'assicurazione obbligatoria, va bene, l'RC Auto per esempio lo è, soddisfa in qualche modo la mancanza di assicurazione e la necessità di fare cultura, ma in qualche modo non supera il problema di base, cioè quello che chi deve fare cultura, chi deve farsi parte attiva nella proposizione assicurativa, in primo luogo è l'operatore assicurativo, sono le compagnie e le sue reti distributive che devono trovare il modo giusto per entrare in sintonia con il cliente e fargli capire che la soluzione migliore non è un conto corrente sovradotato per rispondere alle emergenze della vita, ma è quello di dotarsi di coperture assicurative che possano rispondere in maniera più efficace e efficiente okay. a queste situazioni. D'accordo, questo anche è anche un punto interessante. Carniole, poi Battista, poi chiudiamo. Prego, Carniole. Io credo che uno dei motivi per cui io condivido le valutazioni fatte e sulla, diciamo, mea culpa che dobbiamo fare come settore, credo che un'attenuante generica sia il ruolo dell'assicurazione auto, che per anni è stata dominante nel nostro business da anni e ha generato una percezione sbagliata delle assicurazioni, in parte anche per colpa nostra. Quindi dobbiamo sicuramente superare il rapporto tra assicurazione auto e andare sul rapporto tra assicurazione e persona o patrimonio.
E questo è un salto culturale che dipenderà molto dal tema della consulenza, che condivido assolutamente. Io credo che siamo anche di fronte a una sfida enorme per le reti distributive. L'avvio verso la distribuzione digitale, in parte o in tutto, è una, in realtà una prospettiva di disintermediazione delle reti, di quelle tradizionali da una parte, ma anche in parte di quelle bancarie, perché se il prodotto viene venduto su non banking anziché sul canale fisico delle banche, la marginalità scende molto pesantemente anche per il distributore. Quindi sarà fondamentale dare valore aggiunto al cliente attraverso la consulenza di cui si parlava prima. Esatto. Quindi o le reti saranno capaci di dare valore aggiunto al cliente con la consulenza, soprattutto quelle bancarie, che io condivido saranno molto, molto, diciamo, in forte crescita nel futuro, ma anche quelle tradizionali, forse anche con una riduzione del numero di agenti nel mercato, una selezione naturale che consentirà agli agenti bravi di, diciamo, di emergere, e magari alcuni meno, diciamo, meno capaci di seguire questa tendenza di uscire dal mercato, ma o le reti saranno in grado di dare valore aggiunto davvero al cliente, o altrimenti saranno destinate a un lento inesorabile declino. Quindi per noi compagnie la strada fondamentale del futuro sarà capire su quali reti e come investire per migliorare l'efficienza e la capacità delle reti, ma anche di fare delle scelte su alcune reti che magari non saranno in grado di dare quel valore aggiunto al cliente. Ok. Battista, prego. Credo che il tema della sottoassicurazione venga da lontano, l'abbiamo detto. In parte negli ultimi anni e anche in parte prima della pandemia, con segnali importanti di cambiamento, la crescita di alcuni mercati, lo sviluppo della banca assicurazione e quant'altro, non mi ripeto. Per definizione tutti i processi culturali sono lunghi, e qui parliamo di cultura 360 gradi, cultura delle reti, cultura dei clienti, ma lasciatemi dire forse anche cultura dell'istituzione. Ecco, aggiungerei un'altra attenuante generica, per usare l'espressione di Fabio Carniol, cioè il ruolo dello Stato. Viviamo in un mondo in cui oltre il 50% del PIL è intermediato dalla spesa pubblica, no? Il nanny state, come lo chiama, fa un po' parte del nostro DNA, anche in altri paesi dell'Europa continentale, chiaramente, però diciamo che qui, insomma, è abbastanza difficile batterci. Allora, qui forse è un po' l'unica area di pessimismo che vedrei, ecco, in questo profluvio di statalismo post-pandemico, francamente la vedo dura che questa attenuante possa, diciamo, attenuarsi, scusatemi il gioco di parole, certo, però certo. È anche vero che, diciamo, tutti i fattori di accelerazione e le risorse che il settore sta mettendo in campo e le dinamiche che il settore in tutte le sue componenti sta generando sicuramente potranno creare quell'accelerazione nel cambiamento culturale, quindi in un modo diverso di assicurarsi, per riprendere la metafora di Davide Passero, che credo di qui a qualche anno vedremo anche abbastanza sostanzialmente nei numeri, in maniera eterogenea, in maniera asimmetrica. Okay. Ecco, non ci saranno maree che sollevano tutte le barche allo stesso modo. Allora, abbiamo detto tante cose, naturalmente tante cose sarebbero ancora da dire. Io, e lo avete visto passare anche durante la tavola rotonda, chiedo alla regia di mettere in sovrimpressione il prossimo appuntamento dedicato dalle fonti al tema assicurativo, i protagonisti dell'insurance nel numero proprio della nostra rivista New Insurance di novembre-gennaio, il bimestrale, dove affronteremo, insomma, tra qualche mese, quindi magari avremo ancora di più le idee chiare, dove affronteremo ancora queste tematiche. Vi chiedo di rispondere, tanto sono sicura che la risposta sarà la stessa per tutti, all'unisono: ci sarete anche a questo appuntamento? Sarete ancora dei nostri? Certo. Certamente sì. Certo. Avete risposto tutti? Sì, mi pare di sì. Direi di sì. Con convinzione. Assolutamente. Va bene, no, più che altro perché adesso abbiamo chiuso con un sorriso, perché davvero abbiamo lasciato anche in sospeso alcuni punti cruciali che chiaramente andranno a, come dire, chiarirsi nei prossimi mesi. Quindi sarà importante tornare nuovamente su queste tematiche. Davide Passero, grazie. Per Francesco Basilico, grazie. Fabio Carniol, Andrea Battista e Marco Burattino, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Grazie a tutti voi. Buona giornata. Grazie a voi. E naturalmente noi continuiamo con i lavori di questa mattinata, l'apertura dei lavori della prossima tavola rotonda è a cura di Life Ray con Matteo Mangiacavalli.